Adoro il periodo natalizio. Mi piace la neve, mi piacciono i regali, mi piace andare a sciare. Mi sa che però la neve qua si è già sciolta. Mi hanno consigliato un bed and breakfast bellissimo per andare a passare le vacanze di Natale. Si dovrebbe trovare da queste parti. Eccolo qui, il bed and breakfast Montside. Speriamo che ci sia ancora qualche stanza libera. Ah, che bel posto dove passare le vacanze. Proprio una bella casuccia. Ma guarda che gentili, hanno anche un fucile da combattimento. Oh, molto cari loro. Deve essere proprio un bel posto questo. Salve. Salve, vorrei passare le vacanze qui da voi. Avete una stanza libera? Spiacente, purtroppo siamo al completo. Oh, e che palle. Oh, signorina, non può fare un'eccezione? Non è una stanza per me? E se provassi a cambiare server? Che le direbbe, eh? Spiacente, purtroppo siamo al completo. Sa vero che io le sparerò, vero, prima o poi? Dai, su, un posto ce l'avrai. Spiacente, purtroppo siamo al completo. E che cazzo? Tu e sto posto di merda. Dicevamo, scusatemi. Cazzo, se te lo sei meritato. Nessun risentimento, vero? Spiacente, purtroppo siamo al completo. Puttana. Tu e sto posto di merda. Dannazione a te. Sono uno con poca pazienza. Cazzo, crepa anche tu, stronzo. Oh, delle chiavi. Grazie, Albert. Vediamo almeno se questo posto ne valeva la pena con le chiavi. Che bella stanza de merda. Beh, sono sicuro che se mi hanno consigliato di venire qui ci sarà un motivo. Ma penso che il motivo ritenga anche il conto che io devo lasciare loro vivi. Visto che non mi posso riposare, allora farò il turista. Andrò a scattare un po' di fotografie in giro. Vediamo. La prima fotografia che mi chiedono di fare è andare a scattare una fotografia all'armeria di Harper Ferry. Che è successo? Perché sta volando? Dai, aspettiamo che si costruisca. Oh, ella, bella casuccia. Ha fatto anche lui il ponte un po' come me. Peccato che casa mia sia sul ponte e non che si collega col ponte. Carina, ha fatto anche lui al secondo piano tutta la roba da lavoro, al primo piano la zona living e poi uscendo da qui... Ehi, ti serve qualcosa? No, grazie. E poi come me ha fatto il ponte. Bello, bello anche questo modo di fare il ponte, mi piace. Vi piace la mia macchina fotografica? È l'ultimo modello uscito. Oh, oh, ardenti, attenzione. E niente, ormai non li sciotto più con il fucile a pompa. Ulla! Che arma che abbiamo lì, eh? Spero che tu me la droppi. Ma dai! Ma porca, sempre a corto di munizioni, eh? Dannazione a te. Ti spacco la gambina, eh? Santo cielo. Ti ammazzo. Fucile da caccia. Wow, che bello. Un po' di mine. Mannaggia. E che è? Campominato. Dicevamo, spero che questa fotografia vi piaccia. E questa è andata. Adesso andiamo a trovare un altro posto. Ne abbiamo due vicini. Uno qui e uno qui. Direi di andare da questa parte prima. La galleria Valley. Credo sia questo il posto. C'è un devoto ma non lo vedo. Fermo. Non è morto. Quasi, quasi, dai. Vieni fuori, bravo. Ecco fatto, ora non ci sei più. E lì c'è un ardente cattivo. Vieni qua che ti spacco, stronzo. Aia, che dolore. Un po' come quello che ti ho fatto io a te. Su, 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 entriamo. Andiamo a vedere cosa c'è in questa galleria.
Wow, che posto magnifico! Devo fare una foto al lucernario? Va bene. Già, è proprio bello come lucernario questo. Ecco fatto. Spero che tu sia contento. Questo posto sembra molto grande. Dovrei proprio venire a visitarlo, quasi quasi. Ma è appena caduto un manichino a caso. Guardalo che rimbalza. Il prossimo posto più vicino è questo qui. Completa l'elenco delle cose da fare, ma non si sa dove. Toh, guarda, ho scoperto un'altra stazione dei treni. Bene, potrei prendere il treno per venire qua la prossima volta. Visto che è quasi Natale, mi farei anche un regalo, guarda. Mi comprerei questa balestra. Perché no? Tanto i tappi ce li abbiamo. Carta regalo di alta qualità, cosa? Perché c'è della carta regalo? Come la posso usare? Fermi tutti. Carta regalo di bassa qualità, tra l'altro, e di anche media qualità, bene. E impariamo a fare la balestra. Grazie. Sì, lo so, probabilmente qualcuno ora mi scriverà: ma no, la potevi trovare i... Non me ne frega niente. È Natale, tutto tace, c'è qualcosa sulla brace, non è pollo né tacchino. È un progetto ballerino. Siamo vicini già a un altro posto. Indaga presso Bakery Springs. Sì, ma non ora. Ho delle fotografie da scattare adesso. Campanellini! Ci deve essere un ardente di Natale. Eccolo lì. Ma andatevene a fanculo. Dove scappi? Maledetto. Minchia, è esploso tutto. Compreso lui. Aspetta, aspetta, Babbo Natale. Regalo piccolo, un braccio destro di cuoio e uno shish kebab. Ottimo. Guarda, sono contento. Levati. Ecco fatto. Allora. Muori. Maledizione. Con calma. E questa è andata. Su, su, su. Lo so che ce n'è un altro. Dai. Ecco qua. Arriva un altro? Sicuramente. Dai, che ti aspetto. Vieni. Giù nelle gambe. Ecco fatto. Uff. E spacchiamo anche la torretta. Ecco fatto. Nessuno si deve permettere di spararmi. Neanche Babbo Natale. Vediamo il mio regalo di Natale. Resistenza ai danni e all'energia se sei mutato e 1 di forza. Con 7 di resistenza ai danni e 13 energia. È un pochino poco, eh? Speriamo di poterlo modificare. Sarebbe interessante. E abbiamo trovato anche uno shish kebab. Bellina, bellina, però... non è abbastanza forte come il pugno potenziato, però pesa 3 volendo. Volendo provarla. Penso che il mio obiettivo sia quello, il castello. Chissà se posso fotografarlo da qui. Ecco fatto, una bellissima fotografia aggiunta all'album. Prossimo obiettivo vicino, questo qui. Dov'è che ti trovi? Alla selva di Dolly Sods. Va bene. Per fortuna che... uno yaguai. Oh cazzo, fermi. Non lo posso certo ammazzare con uno shish kebab. Forse con arco e frecce, volendo. Dai, che lo abbattiamo. Maledetto, io ti uccido, eh. È inutile che continui a rialzarti. Adesso ti tiro giù, eh. Maledetto. Ecco fatto, è inciampato. Carne di yaguai, grazie, acido e molle sfuse. Mi stai dicendo che era un synth per caso? No, l'istituto ancora non li ha creati i synth in questo momento. Bellino come posto, eh? Ecco te una fotografia. E anche questa è fatta. Che tra l'altro, se non ricordo male, lui è il doppiatore di Sir Hammerlock. Hai già recuperato i campioni di Inza. Sì, è lui. Qual è il prossimo obiettivo vicino? Ne mancano solo 3. Questi sono uno vicino all'altro, tra l'altro, e non ne ho scoperto neanche uno. Quindi direi di dirigerci a questo, visto che è a linea d'aria il più vicino. Merda, un super mutante, dove?
E tra l'altro non ce l'hanno neanche con me. Con chi ce l'hanno? Niente, mi sa che mi hanno sgamato. No, io non esisto. Non ci sono. Bravo. Eccoci arrivati al nostro nuovo obiettivo. Questa casucciola qui. Cosa sono quelle? Zucche? Penso di sì. Oh, sono zucche di Halloween. Credo di Halloween, non lo so. Così tante zucche da scoprire. Oh, salve. Per così poco tempo. Lo so, c'ha ragione. Non ho tempo neanch'io di farle la missione, mi dispiace. Sono qui solo per farle la foto. Ecco fatto. Una bella casucciola. Rimangono solo questi due punti e sono tutti vicini, quindi direi di andare qui. Perché penso proprio che sarà quello il nostro obiettivo? Un grosso razzo gigantesco e l'obiettivo si fa sempre più vicino? Voglio provarci senza neanche saperlo. Secondo me è quello. No, siamo troppo lontani, mi sa. Probabilmente la vuole ravvicinata perché lo zoom non sa che cos'è. Diventa palese addirittura che sia questo. Dai, lo so che sei tu. Sei un nemico per caso? Sì, è un nemico. Hai ragione, non sarà fatto alcun male. A meno che prima non ve lo faccia io del male se non vi compenetrate nei furgoni. Maledizione. Le mie armi si stanno per distruggere e io non ho molto con cui sparare, effettivamente. Ecco fatto. Oh, fermo. L'alluminio mi serve. E addio robottino. E siamo anche saliti. No, il mio fucile a leva si è rotto? Ti prego dimmi che non è rotto irriparabilmente. Ok, meno male. No, per un attimo ho avuto paura seriamente che si fosse rotto del tutto. E grazie delle gomme da masticare perfette. Ok, grazie. Gomme da masticare, ok. Gran bel premio. Se sono in quella lista sicuramente lo sono, per carità. Eccoci arrivati a Red Rock Canyon, Highway Mega Store, Gasoline Diesel Fusion, Rest Area, Restrooms. Ecco fatto. Ah, cambia pure il rullino, ma che bello. Rimane solo un obiettivo e quello è un Mr. Gazzi, che sicuramente ci sparerà. Non se prima sparo io a lui. Peccato che voglio risparmiare sia munizioni che le condizioni del mio oggetto, quindi per adesso scapperò e basta. Quale sarà il nostro ultimo obiettivo, che è proprio qui vicino a noi? Questo. Una... non lo so che cosa sia. Non ho proprio idea di cosa sia. Non lo so, ma ci sono i ghoul. Attenzione. E c'è anche un iBot per qualche motivo. Uccidi un Wendigo indossando un costume da clown. Quanto randomica questa cosa. Se fai una giravolta mentre sei vestito da ballerina ricevi un premio. A caso totalmente. Dai, venite. Aia. Dove sei? Ma porca bastone. Ecco fatto. Perché dovrei uccidere un Wendigo vestito da clown? Per quale motivo? Oh, dei topi. Ehi, tu sei infetto, vai via. Cos'è? No, un Wendigo, no, ti prego. Ma perché finisco sempre in queste situazioni del cazzo io? Ecco fatto. Te, ti ho anche regalato un po' di proiettili troppo grandi per il tuo calibro. Sono più grossi proiettili di te. Peccato non aver avuto un vestito da clown. Però almeno siamo arrivati al nostro obiettivo. La casa del terrore di Freddy Fear. Perché mi sa tanto di citazione a Freddy Fazbear questa? Ecco fatto. Ripetibile, ottieni punti esperienza. Abbiamo ottenuto anche un torace leggendario. Wow, non l'avrei mai detto da una missione del genere. Hai proprio ragione, Jess 2R. Sembra tutto troppo tranquillo. Ricompensa, progetto e poster. Bellino. Lo so che non faccio mai la chiusura di un video di solito in Fallout, ma volevo ringraziarvi tutti quanti per aver seguito questa serie, e che continuerà ovviamente, questo non è l'ultimo episodio,
ma è l'ultimo video che caricherò in generale, a parte alcuni che sono già pronti, per quest'anno. Fino a gennaio, ragazzi, mi prendo una pausa perché ho bisogno di rilassarmi anch'io. È stato un anno strano in molti e forse anche troppi versi, ma in ogni caso ci tengo anche a ringraziarvi per questi 10 anni sul canale e per tutti gli iscritti che si sono iscritti al canale, appunto. Ragazzi, grazie a tutti, buon anno, buon Natale e ci vediamo a gennaio. Statemi bene, ciao!